scusate, a Bra, e il secondo in un bar di Gerasco, ma bar perché all'interno aveva le macchinette. Perché all'inizio il modus operandi del gruppo era entrare all'interno di questi locali, scardinare di fatto le macchinette slot, impossessarsi del contenuto di soldi e poi allontanarsi in maniera molto repentina. Abbiamo certezza di sopralluoghi molto accurati nei giorni precedenti, giusto per comprendere quali potessero essere gli obiettivi facilmente aggredibili e più remunerativi. E da lì siamo partiti. Ovviamente siamo partiti con tutta una serie di attività, adesso ovviamente non vi sto a dire per non tediarvi, di fatto fondamentale sono risultate le immagini degli impianti di videosorveglianza interna, che ci hanno dato ovviamente una grossa mano nella fase iniziale. Poi le attività che si sono susseguite, delle attività di indagini, quindi come vi dicevo, attività di tecniche associate a vecchie modalità, ma sempre attuali, anzi, di osservazione, pedinamento e controllo, hanno portato, come vi dicevo, l'identificazione, innanzitutto numerica del gruppo, degli appartenenti, poi l'identificazione vera e propria dei soggetti che appartenevano al gruppo e di certificare a loro carico responsabilità per una dozzina di furti, ovviamente tra attentati e consumati, commessi nell'arco di pochi mesi, tra marzo, ovviamente il mese di gennaio con i primi, poi marzo fino a maggio, e tutti commessi, la maggior parte commessi in danno di esercizi commerciali. Come vi dicevo, Fossano, della zona di Fossano e della zona di Bra. La velocità del cambio e di adeguamento della loro aggressione agli esercizi commerciali era poliedrica ed era in stretta relazione alla loro attività pulita, quindi quella lavorativa nel settore dell'edilizia. Come vi ripeto, dopo le sale slot hanno aggredito i cantieri delle ditte, dopo le ditte hanno aggredito i consorzi agrari per i fertilizzanti, nel mezzo c'è stato un tentativo, come vi dicevo, di furto all'interno di alcuni box in un quartiere residenziale del Fossanese, non è andata a buon fine nella consumazione perché pur essendo riusciti a penetrare all'interno non hanno asportato nulla perché all'interno non c'era probabilmente roba di valore o roba a loro potesse a loro interessare. E vi ripeto che questa attività che loro avevano, questa possibilità di poter strutturarsi sul territorio con la loro attività lavorativa nel settore dell'edilizia, li ha portati dalle nostre risultanze investigative ad essere molto veloci nella ricettazione della merce. Vi ho fatto il caso del mini escavatore, vi ho parlato dei fertilizzanti e di tutti i materiali che loro avevano nella loro disponibilità dell'attività dell'imposta. A questo aggiungerei, ovviamente non ci vogliamo far mancare nulla, quindi anche un riscontro sullo stupefacente, quindi sull'arresto che abbiamo fatto durante le attività di un settimo soggetto che non è all'interno del gruppo in questione, ma aveva ricevuto dagli appartenenti al gruppo i 2 kg di marijuana che poi l'hanno portato all'arresto. E questo giusto per dirvi le varie diversificazioni delle attività delittuose che potevano essere molto poliedrici, ecco, se mi sento di dire di usare questa parola.